ancora una volta. Ciao ragazzi e ben ritornati nella serie di Leggiamo i commenti degli hater. Nello scorso episodio, beh, è successo un po' un casino perché sono arrivate delle persone che non hanno capito il mio discorso sui non mi piace e quindi se la sono presa, hanno detto: tu non vuoi che ti mettano mi piace? Io ti metto non mi piace. Ma a me non interessa quello che io stavo dicendo. Io mi stavo rivolgendo soltanto ai miei fan e di loro mi interessa veramente. Chi mi segue, loro hanno un parere che per me conta. Chi invece è un hater, figuriamoci se mi interessa del non mi piace degli hater, ragazzi. Ma credevo che questo fosse ovvio. Beh, evidentemente non era così. Ma non è un problema. Oggi abbiamo una nuova carrellata di commenti di hater che dobbiamo leggere. E quelli di oggi sono in un particolar modo speciali. Vedrete. Inoltre, nello scorso episodio vi avevo chiesto di arrivare a tot un pollice in su. Non mi ricordo neanche quanti, ma sicuramente ci siete arrivati perché erano tantissimi. Vi avevo detto che avrei rivelato il segreto, la tecnica per uccidere, per sconfiggere uno youtuber. Beh, uccidere ovviamente in senso figurato. Comunque, qual è? Volete saperlo davvero? Ma non vi piacerà, perché l'unico modo, il solo modo per sconfiggere uno youtuber che odiate o che non vi piace, beh ragazzi, non è mettergli non mi piace, cercare in qualche modo di danneggiarlo, di fargli del male. L'unico modo, e se ci pensate a fondo, è ovvio, l'unico modo per sconfiggere una persona che vive delle vostre attenzioni, perché noi youtuber viviamo del vostro seguito, del fatto che voi ci sostenete, venite sul nostro canale, anche per odiarci a volte. Ma l'unico modo per sconfiggere una persona così, ovviamente, è dimenticarsi di lui. Pensateci, è il modo più semplice. Se voi vi dimenticate di uno youtuber, se alcuni dei miei fan, quelli che spesso commentano sotto i miei video, quelli che io leggo sempre i loro commenti, se loro smettessero di seguirmi da un giorno all'altro e io non vedessi più il nome di uno di loro nei commenti, credetemi, che voi ci crediate o no, io ci rimarrei male, perché mi ricordo di loro, ricordo tutti i loro nomi, quelli più attivi nei commenti, nessuno di loro io posso dimenticare. E così è anche per gli altri youtuber, immagino. Non posso saperlo di per certo, ma immagino che sia così. E la stessa cosa vale anche per gli hater, perché pensateci, se da un giorno all'altro io non trovassi più nessun hater sul mio canale, cazzo ragazzi, io mi preoccuperei. Cioè, non è normale, non sarebbe normale. Significherebbe che i miei video hanno perso qualcosa, perché non posso piacere a tutti, nessuno può piacere a tutti. Gli hater ci vogliono. Comunque, ora, detta questa premessa, spero di non avervi deluso. Spero che nessuno di voi si immaginasse che esistesse, che so, una formula magica per sconfiggere uno youtuber. Anche se forse potrebbe esserci. Ma ovviamente, se ci fosse e Dio ve la dicessi, poi arriverebbe la setta segreta degli youtuber, di cui non dovrei neanche parlarvi, a uccidermi. Quindi non posso. Ma forse un giorno sarete anche voi degli youtuber e allora conoscerete il segreto. Le banane. Chi ha detto? L'ho detto io? Non l'ho detto io. Non ho detto. Le banane. Ragazzi, questo potrebbe essere il mio ultimo video. La setta degli youtuber sta venendo a uccidermi, perché ho detto che le banane servono a uccidere gli youtuber. Sono morto, sono finito. Ricordatemi per un ragazzo gioioso, come ero. Ciao. Basta cazzate, ne abbiamo dette a profusione. Iniziamo subito con i commenti degli hater. Il primo, beh, non è proprio un hater, ma contiene una sfida particolare. Lion, tu sei uno youtuber bravissimo. Le storie, serie, non ho capito bene, vabbè, sono avvincenti e mi fanno ridere. Ma per favore, tagliati il pizzetto. Il mio pizzetto. Che cos'ha che non va il mio pizzetto? È così carino e tanta gente ha lasciato pollice in su al suo commento. Quindi c'è tutto un movimento di persone che vogliono che io mi tagli il pizzetto. Ah, è questo che volete? Va bene, accetto la sfida. Arriviamo a 60.000 pollici in su per questo video ed io dirò addio al mio pizzetto. Lo taglierò proprio di brutta. Razz. Se arriviamo a 60.000 pollici in su, io vi sfido. Volete veramente che il mio pizzetto sparisca? Bene, dimostratemelo. Andiamo avanti con il secondo commento. Lo sai, tu, proprio tu, lo sai che mi stai sulle palle? Che carino, cioè che bella cosa da dire, no? Grazie, mi piace, come se uno ti si avvicina per strada così. Oh, che vuoi sapere che ore sono? No, tu mi stai sulle palle. Che ti ho fatto? Chi ti conosce? Ma sei appena arrivato, ti sto sulle palle così. Ma va a fanculo, anche tu comunque, anche tu mi stai sulle palle, tantissimo. E qua torniamo in quei commenti belli che mi piacciono a me perché contengono un confetto all'interno. Aspettate, state a vedere, ma quanto sei coglione. Non lo so, poi cazzo urli.
siamo tutti bravi a scioppare. Scioppare vuol dire far finta di essere Chip e Chop. Così si fa. Chip e Chop, vabbè, poverino io. E io sono andato a vedere il canale di questo signore, perché ho detto: ma vuoi vedere che magari lui ha qualche video? E ce li ha i video. C'ha dei video dove lui, tutto abbronzato, smanicato, sex, si mette a cantare stonatissimo tra l'altro, e a ballare in modo molto provocante con un cappellino in testa, tutto così. E anche qua io non voglio criticare nessuno, perché ognuno è libero di fare quello che vuole col suo canale. Però, cioè, non andare sui canali degli altri a spalare merda se poi sul tuo c'è qua, c'è il motivo per scriverti una recensione negativa di YouTube. E dai, andiamo avanti. E anche qua c'è il confetto, perché ormai i commenti hater ci piacciono con il confetto, che sarebbe a dire la ciliegina sulla torta sul loro canale. Allora, scusa, ci dice, ma esiste ancora il manicomio, quindi ti consiglio vivamente di andarci. Grazie, ok. Sono andato invece che al manicomio sul suo canale e ho trovato che questo qua ha pubblicato questo video dove... cioè, calmi. E tu, nel tutto il video è un susseguirsi di immagini di Russia fredda. Che cazzo di video è? Cosa è? Perché? Perché c'è questo video? Per quale motivo? Tralasciando poi il signore con la barba congelata, poveri... Quello si è bevuto la birra, poi è uscito a meno 50 gradi, gli si è ghiacciato il baffo. Proseguiamo con il prossimo. E ci scrive: hai rotto di urlare ad ogni video, fai collare le case, cazzo. Cazzo vuol dire questa cosa qua? Cioè, questo ha provato a scrivere una frase sensata, a metà della frase si è stancato, si è stancato a urlare ad ogni video. E lì ha detto: ma sì, ma il resto della frase scriviamola come viene. Ha iniziato a nuotare sulla tastiera e gli è venuto: fai collare le case, cazzo. Va bene, però ha detto: va bene così, va bene, e invia. Vabbè, gli ha risposto un mio fan, Danny, che io ti ringrazio, perché lui, pensate, questo qua ha risposto sotto quel video a centinaia di commenti di hater, perché era un video di Clash Royale che, come sapete, è sempre pieno di gente che non mi conosce e mi hatera. Non c'era bisogno, però, ti voglio dire, non c'è bisogno che gli rispondi. Non rispondete, sono questi che insultano, sono poveracci, quindi lasciateli stare, non è il caso di rispondergli. Comunque lui gli ha risposto, quindi ti ringrazio per tutto il tempo che ci hai sprecato a rispondere a loro. Questo l'ho preso più che altro per il botta e risposta che c'è stato. Lui ci scrive: contatta il tuo psichiatra e fissa una seduta ogni tanto. A parte che non ho uno psichiatra, forse dovrei averlo, non lo so. Comunque, uno gli ha risposto: io ho contattato tua madre, invece. Boom, boom! Non dovete insultarvi, nei commenti. Io sono contrario. Però mi ha fatto ridere. Dai, lasciamo stare, proseguiamo con il prossimo. E questo è anche l'ultimo commento di oggi. Sono stati un po' pochi, ma ho preferito chiudere con questo perché, se vogliamo, questo commento mi ha un pochino allarmato. Sì, allarmato. Perché è scritto da un tizio con un avatar abbastanza inquietante e mi ha scritto in tono molto serio anche: Lion, questa è la tua fine. Io sono il tuo hater definitivo e distruggerò il tuo canale. Hai i giorni contati, Lion. Quando il mio piano sarà concluso, la tua merda sparirà da YouTube. Mo, allora, ovviamente è un cretino, perché non è che uno può alzarsi la mattina e decidere di farmi sparire da YouTube. Io voglio rimanere qua, ci sto tanto bene, arrivi te con scemotto. E magari si è bagnato il pannolino, si è svegliato male la mattina e vuole farmi sparire da YouTube. Però mi inquieta il fatto che uno possa volermi... Forse l'ha scritto apposta per comparire... può essere che l'ha scritto apposta per comparire nei commenti degli... Furbastro! Furbastro! Mi ha un po' inquietato, perché ha scritto bene e sembra cattivo. Cioè, ma magari è dietro la porta di casa mia e mi vuole sparare con un fucile da cecchino. Un po' mi ha inquietato. Comunque, cercherò nel prossimo video degli hater di aggiornarvi su di lui e vedere se al prossimo video ha caricato qualcosa in più, perché ora come ora sul suo canale c'è solo un video abbastanza strano dove ci sono delle immagini particolari, tipo, sapete quelle robe da hacker? Ecco, quel genere di cose là. Però non c'è niente di specifico, quindi non so che tipo sia.
vedremo nei prossimi video se ci saranno delle novità anche su di lui. Che questa figura misteriosa, un po' hacker, un po' hater, un po' pannolino, mi piace e vorrei che lui continuasse. Quindi se stai guardando questo video, noi aspettiamo le tue rivendicazioni assassine, eh. Basta che non mi uccidi, quello magari eviterei. Comunque, per questa volta è tutto ed io chiudo il video. Vi auguro una buona giornata, mi raccomando, arriviamo a 60.000 pollici su se volete che io dia un taglio al pizzetto. Lion out!